Buongiorno, professor Massimo Franchini, lei dirige la struttura di immunematologia e medicina trasfusionale dell'ospedale Carlo Poma e da tantissimi mesi ormai si sta occupando dell'uso del plasma convalescente per il trattamento del Covid-19. Come è iniziata questa vostra esperienza e sulla base di quali altre epidemie avete deciso di utilizzare il plasma? Allora, l'esperienza è iniziata a metà febbraio circa, e quindi si parla esattamente di un anno fa, più o meno, vedendo alcuni risultati di quello che stava succedendo in Cina. In Cina, tra l'altro, c'erano segnalazioni, però aneddotiche, così, tipo interviste, in cui dicevano che il plasma convalescente, cioè il plasma preso dai pazienti guariti, era stato utilizzato con successo nei pazienti con Covid grave. Poi allora io ho approfondito l'argomento, ho visto che nelle pandemie passate è stato utilizzato, e nelle epidemie gravi da malattie virali, è stato utilizzato parecchio il plasma. È da più di un secolo che si utilizza, quella che una volta veniva chiamata sieroterapia. E il concetto è un concetto estremamente semplice, perché quando noi abbiamo una epidemia, una malattia batterica, di solito testiamo il germe verso gli antibiotici. E quelli sensibili poi vengono utilizzati per combattere questo, il nuovo germe, il nuovo batterio. Per il virus invece no, gli antibiotici sa che non funzionano contro il virus. Allora cosa si fa? La prima cosa che si fa quando vi è un virus nuovo è quello di testarlo, di metterlo in una cultura di cellule vive con il plasma dei pazienti, che è il plasma ricco di anticorpi. Se il plasma del paziente riesce a impedire, a bloccare la replicazione virale, noi diciamo che quel plasma lì sono contenuti degli anticorpi neutralizzanti che sono in grado quindi di bloccare la replicazione virale. E quindi diciamo il plasma può essere utilizzato ad uso terapeutico, questo ci autorizza per uso terapeutico. E nelle pandemie precedenti, nel secolo scorso, è stato impiegato nella morbillo, nella rosolia, nell'epatite B, nell'epatite A, in varie, nella difterite, nel tetano, fino ad arrivare anche nell'HIV, è stato impiegato, fino ad arrivare alle altre epidemie meno gravi sicuramente da coronavirus, la SARS e la MERS del 2002 e del 2012, fino ad arrivare alla epidemia da Ebola, dove è stato utilizzato e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il suo valore come trattamento appunto della malattia da Ebola. E quindi questo diciamo è razionale che ci ha stimolato a valutarlo anche nei confronti del Covid-19. E io sono venuto a conoscenza che anche il dottor Perotti del Servizio Trasfusionale di Pavia aveva avuto la stessa idea, stava cercando appunto di anche lui di sviluppare un protocollo, ci siamo messi insieme e nel frattempo il Centro Nazionale Sangue ci ha dato le direttive per riuscire a raccogliere e a validare, quindi a fare tutti i test prescritti dalla legge e a titolare con anticorpi neutralizzanti di plasma, a come conservarlo e di lì insomma abbiamo fatto questo progetto, questo studio, abbiamo prodotto il plasma e da allora, abbiamo iniziato a marzo. Da marzo 2020 a oggi abbiamo trasfuso più di 300 pazienti qui nel nostro ospedale. È un ospedale dedicato al plasma, dove il plasma viene utilizzato su tutti i pazienti ricoverati nei reparti di pneumologia, malattie infettive e nell'area medica. Tutti E senza che, distinzione, quindi di routine no, si può con dire? pazienti gravi che sono ricoverati ovviamente, quindi con Sì. polmonite, insufficienza respiratoria, che non rispondono al trattamento con cortisone ed eparina, cioè un paziente viene subito trattato, questi pazienti qui con eparina, cortisone e antibiotici. Chi entro 24 ore, massimo 48, non risponde, cioè non ha un miglioramento delle parametri respiratori, accede alla plasma terapia. Questo è da marzo del 2020 che è il nostro atteggiamento ed è un atteggiamento poi che si è dimostrato il migliore approccio. Perché l'utilizzo del plasma funziona nella fase iniziale e anche questo è ragionevole, perché nella fase iniziale il virus si sta replicando e sta iniziando a innescare quei meccanismi così dannosi, abbiamo visto l'infiammazione, la trombosi, quindi se noi riusciamo a bloccare la replicazione
e a bloccare la progressione della malattia, sicuramente riusciamo a impedire che il paziente peggiori, che vada nel baratro che è rappresentato poi dall'intubazione e dall'accesso in rianimazione. La possibilità di trattare tanti pazienti mi fa presumere che abbiate fatto un enorme lavoro per la raccolta del plasma. Come vi siete organizzati? Abbiamo fatto un lavoro adesso non per auto elogiarmi, però abbiamo fatto veramente un grandissimo lavoro grazie a tutti i colleghi medici che lavorano qui, grazie alla dottoressa Glingani che si occupa tutta della parte della sicurezza e della validazione. Noi abbiamo una dottoressa che si occupa appunto della lavorazione del plasma, abbiamo un'altra dottoressa che si occupa del reclutamento di tutti i pazienti, l'Avis ci ha dato sicuramente una grossa mano nel arruolare, nel reclutare, e abbiamo di fatto il nostro reparto a tutta un'area dedicata alla plasmaferesi, cioè al prelievo del plasma, alla raccolta del plasma, e direi insomma che la nostra attività è stata appunto molto molto implementata, molto aumentata a causa delle richieste. Noi abbiamo avuto tantissime richieste da parte appunto dei clinici, le abbiamo tuttora per i motivi che l'ho detto. Loro lo utilizzano perché vedono che i pazienti hanno un beneficio clinico. Di fatto poi altri farmaci antivirali qui non sono mai stati utilizzati, perché come farmaco antivirale si usa il plasma iperimmune da un anno ormai. Ci sono controindicazioni nell'utilizzo del plasma? Allora, ci sono delle, diciamo, è molto selettivo il prelievo, nel senso che utilizziamo gli stessi criteri che ci sono per i donatori Avis di sangue, quindi il donatore deve essere appunto sano, a parte il Covid che ha passato, e deve essere in buone condizioni di salute, quindi ci sono parecchi paletti. Poi lei pensi che su, questo come a garanzia della sicurezza, lei pensi che su 100 potenziali donatori di plasma solamente 15 o 20 riescono a donare alla fine, perché hanno gli anticorpi, perché non hanno malattie, eccetera. Controindicazioni al plasma non ce ne sono. Le controindicazioni che noi abbiamo messo sono, raffinato molto in questi mesi, in base anche ai risultati della letteratura, l'utilizzo del plasma, per cui l'utilizzo del plasma deve essere sicuramente precoce, va bene, fatto nelle fasi iniziali. I pazienti possono, non ci sono limiti di pazienti, noi abbiamo trattato anche, caso che abbiamo poi anche pubblicato, una donna in gravidanza. Reazioni le abbiamo avute veramente poche, meno dell'1%, e sono tutte reazioni di tipo modesto, tipo urticaria, eccetera, cose assolutamente non gravi e risolvibili. Non abbiamo avuto reazioni tipo shock anafilattico o altre reazioni di tipo gravi, non si sono verificate. Per cui il plasma sicuramente, dal punto di vista della sicurezza, ha un profilo eccellente, ma questo lo sapevamo già, perché il plasma è identico al plasma standard che noi è da 40 anni che trasfondiamo, non è che ci saremmo sorpresi del contrario se avessimo avuto parecchie reazioni avverse. Quindi dal punto di vista della sicurezza, che è il nostro compito come ematologi trasfusionisti, il plasma ha un profilo eccellente, è assolutamente sicuro. Da un punto di vista di modello, che diciamo visto da fuori, l'ospedale di Mantova veramente rappresenta un esempio, perché c'è stata, da quello che lei sta raccontando e dalla stampa che noi ascoltiamo da tanti mesi, una perfetta organizzazione tra clinici, centro raccolta sangue, produzione del plasma. E quali sono state le criticità che avete incontrato, e se ci sono altri ospedali che vogliono seguire questo modello, quali potrebbero essere le indicazioni alla luce della vostra esperienza per fare tutto nel modo più agevole possibile? Ma guardi, la nostra esperienza, io capisco e sono consapevole che è unica in Italia poi alla fine, perché c'è stata una concomitanza di eventi rari che si sono messi insieme e hanno fatto sì questo, perché in alcuni ospedali c'è la disponibilità del plasma, ma ci sono i clinici che non ci credono, quindi non lo usano. Proprio in così. Altri ospedali abbiamo i clinici che vogliono usarlo, ma non vi è la disponibilità del plasma, perché il trasfusionista non si è mosso. Noi abbiamo distinto le due cose. È chiaro che se i clinici non mi avessero chiesto il plasma, io non avrei, sarei stato molto meno motivato a produrlo. Io sono motivato perché ho tantissime richieste, quindi abbiamo messo tutto un iter. Il nostro ospedale direi che è un ospedale, come ho detto prima, dedicato al plasma. È la direzione che ha dato questo input. Quindi il messaggio principale è che deve essere prima di tutto la direzione convinta, okay, di questa cosa. Quindi noi abbiamo la direzione che ha dato questo input, ci ha dato carta bianca per sviluppare il progetto,
ok? I clinici hanno provato il plasma e da allora, da quando l'hanno provato, non hanno più lasciato, perché hanno visto che se usato con questi criteri qui funziona. Abbiamo, per dire, tutto un sistema, anche gli autisti sono coinvolti in questo, perché noi gli esami li mandiamo a Pavia per il titolo neutralizzante, li mandiamo a Cremona per fare altri test, quindi lo stesso economato che ci ordina la stessa direzione sanitaria che ci utilizza, perché l'autorizzazione viene data paziente per paziente per uso compassionevole, ha capito, perché lo studio tsunami è completato. Quindi deve esserci una veramente condivisione e una perfetta sinergia e accordo da tutte le parti, perché se una di queste parti qui viene meno, ad esempio a Varese il comitato etico ha negato la trasfusione di plasma iperimmune a un paziente. Quindi se qualcuna di queste, diciamo, elementi qui coinvolti viene meno, si inceppa il meccanismo. È un meccanismo molto complesso, purtroppo, perché è pieno di burocrazia. Trasfondere il plasma iperimmune in Italia è come scalare l'Everest. E tanti medici, appunto, dicono: ma chi me lo fa fare? E quindi preferiscono dedicarsi a altre terapie. È molto più semplice fare una fiala di Remdesivir come antivirale che fa sicuramente la trasfusione di plasma. Questo perché? Perché in Italia non abbiamo saputo fare quello che ad esempio è stato fatto in America. In America il Covid è stato gestito come un'emergenza. Qui stiamo applicando le leggi del periodo di pace in guerra, ha capito? È come se io sono in trincea e io finisco le munizioni, sono in trincea nella prima avamposto, ok? Finisco le munizioni, dico al mio caporale: ho finito le munizioni. Il caporale dice: bene, faccio domanda, chiedo all'esercito di ordinare le munizioni, faccio un protocollo, lo devo protocollare, validare, mi arrivano dopo un mese le munizioni e trovano il mio scheletro lì, ha capito? E quindi questo è quello che si sta facendo, anche non solo purtroppo per il plasma, ma anche in tanti campi. La burocrazia, che è mastodontica, sta rallentando tante cose che invece andrebbero snellite e andrebbero molto velocizzate. Che ne pensa dello studio tsunami di cui ha parlato? Può veramente, è stato concepito in maniera corretta? Sono coinvolto sia nel comitato, sono stato coinvolto sia nel comitato di coordinamento, adesso sono coinvolto nella, dovremmo ancora trovarci per analizzare i dati, a breve ci troveremo. E ha delle criticità, purtroppo, lo tsunami, perché è stato progettato ancora a maggio e in cui non si sapevano, non si conoscevano poi quali erano le indicazioni reali per ottenere il massimo beneficio dall'utilizzo del plasma. Ad esempio, per dire una su tutte, vede l'utilizzo del plasma entro 10 giorni da ricovero, che abbiamo visto che è una tempistica lunghissima. E quindi questo può influenzare i risultati, vediamo se riusciremo a fare delle sottoanalisi in base al tempo di somministrazione. Poi sta di fatto che oramai la letteratura si sta stabilizzando, perché sono usciti già più di 100 studi, altrettanti studi sono in corso, per cui il plasma è il farmaco più studiato sul momento dal punto di vista delle terapie anti-Covid, e stiamo diciamo capendo che gli elementi da considerare sono tre. Uno è il plasma, che deve essere ricco di anticorpi sicuramente. Se ha pochi anticorpi funziona poco, perché il meccanismo principale di azione del plasma è legato agli anticorpi neutralizzanti. Due, la malattia deve essere presa in fase precoce dal plasma, diciamo, perché il suo meccanismo è quello di inibire la progressione, la replicazione virale e la progressione della malattia, quindi anche quello abbiamo capito. Il terzo elemento cardine è il paziente. E lì, diciamo, ci sono ancora degli studi in corso, perché abbiamo avuto segnalazioni che nei pazienti anziani è efficace, nelle donne in gravidanza è efficace, nei pazienti immunodepressi, oncoematologici, oncologici, i pazienti con immunodeficit acquisito è molto efficace. Abbiamo anche segnalazioni, pubblicazioni italiane molto importanti a questo riguardo. Allora, questo cosa ci dice? Ci dice che il paziente ideale è un paziente che ha una produzione insufficiente di anticorpi contro il Covid e quindi ha bisogno di un aiuto esterno, quale quello del plasma. Questo è perfettamente ragionevole come meccanismo, e quindi dobbiamo individuare ancora anche il target esatto dei pazienti che possono avere il massimo beneficio della terapia con il plasma. Possiamo ipotizzare, quindi, mi scusi, che nei prossimi mesi si arrivi a creare anche un protocollo per il quale, se c'è un paziente immunodepresso con delle fragilità, il plasma potrebbe essere una prima scelta?
Assolutamente, potrebbe essere autorizzato per questo tipo, intanto per questa tipologia di pazienti, sicuramente, perché qui è la letteratura è concorde, cioè io non ho trovato un articolo che mi dica che il plasma in questa tipologia di pazienti non è efficace. Poi è uscito anche, diciamo, uno studio randomizzato, quindi molto importante, su New England, sulla rivista numero uno del mondo, che dice che negli anziani, se dato precocemente, è efficace. E è una cosa, secondo me, è una bomba questa, perché gli anziani, voi sapete, poi sono più del 90% di pazienti colpiti da Covid. E quindi dimostrare che è efficace in questa categoria di pazienti, e che sono stati quelli più toccati da questa tragedia, direi è un segnale molto, molto importante. Noi, a dire la verità, lo stiamo usando anche nei giovani, e funziona anche nei giovani. Sul plasma, sui suoi meccanismi d'azione, alcuni si conoscono e altri non si conoscono. Ad esempio, studi recenti del gruppo di Roma, dell'Università della Sapienza, hanno dimostrato che una, diciamo, componente molto importante nella lotta al Covid è data dall'albumina. L'albumina, che ha attività anticoagulante e antitrombotica. Ecco, il plasma è pieno di albumina. Quindi sicuramente questo è un altro elemento da considerare oltre gli anticorpi. I nostri pazienti, monitorando gli esami del laboratorio dopo l'infusione di plasma, abbiamo visto un miglioramento dei parametri coagulativi, una riduzione dell'attivazione della coagulazione, che non ci siamo spiegati. E il meccanismo potrebbe essere effettivamente questo. Vede, quindi tante cose, comunque per concludere, quello che penso io è che la natura ci ha dato a noi, all'organismo, Dio, la natura, vediamolo come si vuole, ha dato all'uomo la possibilità, la potenzialità di sconfiggere le principali malattie. E non lo dico così in maniera filosofica, lo dico con una cognizione di merito. La CAR-T, sapete cos'è la CAR-T? No. È l'attuale, è futuro ma è anche presente. È la terapia più promettente per i tumori e le leucemie. Si tratta di prelevare i linfociti T dal paziente, metterli in laboratorio, armarli contro le cellule del tumore e rimetterli poi nel paziente. È una terapia che si fa anche in Italia, ai Bambini Gesù la fanno a Roma. È una terapia efficace, quindi vuol dire prendere le difese immunitarie del paziente, potenziarle e rimetterle nel paziente. Un po' come la plasmaterapia, in cui io ho gli anticorpi da parte di un guarito che metto in un paziente ancora malato. Ecco, quello che voglio dire è che noi abbiamo le risorse per risolvere le principali malattie. Dobbiamo solo cercarle e trovarle. Un'ultimissima domanda. Sì. Per quanto riguarda i soggetti sani che stanno ricevendo il vaccino, sento dire che i loro anticorpi potrebbero essere comunque utilizzati per la plasmaterapia. Servono nuovi studi per vedere se gli anticorpi dei soggetti vaccinati sono ugualmente efficaci? Questa è una bella domanda. Allora, è stato, mi colgo anche l'occasione per chiarire un equivoco. Il plasma è stato messo in contrapposizione con il vaccino. In realtà sono due trattamenti molto diversi. Il plasma è una terapia, il vaccino è una prevenzione. E il plasma scomparirà quando abbiamo raggiunto l'immunità di gregge e non ci sarà più il virus. Ma nel frattempo, dal momento in cui inizio la vaccinazione al momento in cui io raggiungerò l'immunità di gregge, continueremo a avere casi di polmonite. E durante questo periodo, purtroppo, la malattia continuerà ad esserci, ci sarà bisogno di utilizzare il plasma. Quindi, questo di fatto, noi abbiamo fatto un'interpellanza, ci deve ancora rispondere al Centro Nazionale Sangue per capire appunto se questi anticorpi qui, che sono anche una certa quota, sono anche neutralizzanti, cioè riescono a neutralizzare il virus, possono essere utilizzati per validare, per qualificare il plasma iperimmune. Non abbiamo ancora ricevuto risposta, probabilmente non ci sono neanche tanti studi, e noi adesso stiamo procedendo con la via classica, per cui noi stiamo raccogliendo il plasma dai pazienti guariti di fatto. Però è una bella domanda, effettivamente, perché potrebbe ampliare moltissimo il numero dei donatori di plasma iperimmune. La ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Grazie. Complimenti a voi per il suo lavoro. Grazie anche a tutti i suoi colleghi. Immagino che sia stata una bellissima squadra. Assolutamente. Grazie. Grazie.